E allora, buonasera Sbordoniani, Platinum League, oggi è venerdì, comincia la settimana e la giornata numero 3 per il girone di Platino. E allora, primo match, saranno due perché Atletico Malantroppo Aston Villa è stata rinviata a causa dell'indisponibilità dell'Aston Villa. Vantaggio, Tranchino, un fulmine a ciel sereno improvviso, 1-0 Bastardi, ha segnato Gigi Tranchino dal nulla. E allora la sblocca dopo nemmeno 5 minuti Tranchino e i Bastardi hanno trovato il gol del vantaggio. Bastardi che sono a 0 punti dopo due sconfitte sia con l'El Salvador che contro i Rudy Kroll venerdì scorso. Mentre anche la formazione di Oreste Formica, i Los Bandoleros, casacca arancio, hanno 0 punti dopo una partita, perdendo con l'Atletico Malantroppo la prima uscita, poi hanno riposato la settimana scorsa. E allora i Bastardi, Spinelli in porta, Gigi Toscanesi al centro, gli esterni sono Cortese e Amedeo Palumbo. Toscanesi centrocampista basso con Pignetti, Marco Ferrario parte esterno sinistro, in avanti Tranchino che agisce centrale. E allora andiamo a vedere un po' la formazione in maglia arancio. C'è per ora Di Maio in porta perché c'è il ragazzo del Los Bandoleros che deve ancora venire. E allora Gianni Fiorentino, che doveva essere il portiere di questa squadra, in questo momento è al centro. A destra c'è Formica. E intanto il pallone verso Pignetti che prova il dai e vai con Tranchino, esce bene Fiorentino. Matarese gioca a centrocampo, centrocampista centrale, qua Fiorentino, tiro cross. Triola a sinistra, Aveta fa l'esterno destro, maglietta, anzi felpa verde e appunto casacca arancio. Intanto recupera, eccolo qua, Triola, destro improvviso, Spinelli si allunga. C'è anche Severino a centrocampo, intanto sinistro di Fiorentino, ancora sul fondo. Allora è Carratore l'attaccante in casacca arancio dei Los Bandoleros, 1-0 Bastardi senza gloria. Ma fa girare la formazione in maglia bianca dei Bastardi. Palla lunga sul fondo. La porta Orestino che cerca il pallone verso Carratore. Fermato, allora i Bastardi ripropongono. Toscanesi per Cortese, Gigi, Cortese, ancora Gigi. Si va da Tosca Gol che è tornato a realizzare un bolide in rete la scorsa settimana. Liberato bene Pignetti, sinistro palo e poi destro, raddoppia il 9, Ferraro, 2-0, Marco Ferrario. Parte il cambio di fascia, va a recuperare Amedeo Palumbo, assente nell'ultimo match che ha visto appunto la squadra dei toscanesi soccombere 2-1 contro l'esordiente Rudy Kroll, che a seguire di questo match se la vedrà con il Wimbledon. Palla dentro, deviazione, porta quasi vuota Toscanesi, destro e son tre, e son due centri nelle ultime due per Tosca Gol, 3-0. Pignetti in aria, ancora Bastardi, vogliono aumentare il vantaggio. Tocco per Marco Ferrario in area, la piazza, sono 4 dopo nemmeno 11 minuti, occhio questa finisce male. Tra 0 e Bandoleros in questo momento sotto trauma, traumatizzati. Matarese prova a uscire, Tranchini va in pressione su Triola, poi c'è il lancio di là verso Formica, lungo ancora Pignetti, ancora col drift su suo avversario che era Carratore, poi Monaco, Ferrario,
prova a centrare la prima vittoria stagionale. La squadra dei Bastardi Senza Gloria, dopo un avvio molto complicato, anche sfortunato. Se andiamo a vedere i legni colpiti nelle prime due partite di stagione, Ferrario lo spunto, l'appoggia dietro a Monaco. Questa settimana riposerà l'El Salvador, che ha conquistato 6 punti in due partite, tra l'altro nell'ultimo match battendo 10-1 l'Aston Villa. Occhio qua, c'è una palla recuperata. Aveta cerca il pallone dentro, Spinelli. Parte un cross, palla che viene raccolta, poi c'è il contropiede, occhio a Tranchino contro Fiorentino. La finta di Pignetti, che desidera un big match in Champions contro il Lampedusa. La sfida dell'ex, il suo ex compagno Carillo. E allora la tocca Ferrario, prova l'1-2 e poi scende Aveta. Occhio sul sinistro. Cerca spazio, taglio è buono, ma Tarese la tiene in campo. E poi è uscita. Occhio alla palla recuperato. Aveta! Spinelli! Una frusta di Aveta. Risposta di Spinelli positiva, ma Tarese dal corner. Parte un cross morbido sul secondo palo, colpo di testa, rimescola. Deviazione di Gigi, rimessa per Bandoleros. Dentro con le mani, palla verso Aveta, colpo di testa, la porta è vuota, Spinelli smanaccia. Pignetti mette in corner. Reazione Bandoleros, arrivato con 4 gol di ritardo e forse 15 minuti. Parte il traversone, in mezzo, salta Cortese. Numero di Triolo, non mi ricordo più come si chiama. Non c'è fallo, si continua, poi fallo di Matarese. È arrivato l'ottavo membro dei Los Bandoleros. No, Bandoleros. Formica rallenta la manovra. Va da Aveta. Tiro cross in mezzo con Spinelli che blocca in presa. Toscanesi. Pignetti. Ancora Toscanesi. Ferrario, il giropalla dei Bastardi, mette nuovamente in causa Spinelli. Ancora possesso. Sono molto bravi a palleggiare in situazioni di vantaggio, ragazzi. I Bastardi soffrono invece quando vanno sotto. Monaco, la palla non esce perché Ferrario ha fatto uno sprint incredibile. Finta il lancio per Tranchino e Pignetti e si va a prendere la fascia destra da Cortese. Cortese prova il gran numero, Tranchini gliela ridà, troppo sul piede, evita l'uscita del pallone, giocatore in maglia arancio. Spinelli rinvia sul piede di Ferrario, l'aggancio, tocco centrale da Tosca Gol, che va col mancino da Tranchino. Tranchino, finta il tiro in area di rigore, ancora Tranchino, dentro secondo palo Formica. Entra Riccio per Bandoleros. Si va con le mani, palla per Tosca Gol. Cross in mezzo forte, allontana la minaccia, la formazione in casacca arancia, si rifugia a rimessa laterale già battuta, la palla è dentro. Fiorentino si sposta in porta, esce Di Maio che giocherà nel Wimbledon partita di dopo, ed entra Riccio. Eccolo Riccio, si posiziona in attacco. Chissà se gli hanno già comunicato il risultato, è 4-0 e non per i suoi. Esce bene Aveta, ma c'era un fallo prima. Ancora possesso per i Bastardi, che mettono sempre in causa Spinelli, poi a medio palumbo, pallone ruvido che scorre rimessa e approfitta Matarese per batterla. Il tocco per Carraturo, ancora dentro Spinelli, cross di Riccio subito di prima verso Gigi Toscanesi, pressato a medio palumbo che dimentica lì il pallone, un po' distratto Palumbo,
E allora ci prova col destro deviato Spinello. Ancora a Palumbo, vediamo se è un po' più attento oggi, anzi ora. Tocco preciso per Cortese, si frappone Amedeo. Palla per lui, missile. Calcia col destro, il pallone altissimo che termina fuori. Formica. Possesso che va da Tulliano. Avita. Dietro per Oreste, dentro il cross lungo per tutti. Ci prova Vita sulla schiena di Toscanesi, poi Formica alimenta l'azione, si va a Triola, dentro deviata Toscanesi in chiusura e poi partono in 4 contro 4. Dentro il pallone, Tranchino tutto solo, dentro per Tosca, gol! Cinquina dei bastardi. 5-0. Sale a Vita, il tocco per Riccio, tutto chiuso per lui, allora deve rifugiarsi all'indietro da Vita. Toscanesi si lotta qui in mezzo con la Vita che però gioca da terra, e allora punizione già battuta. Tranchini prova a scappare via, destro Fiorentino. Questo fai così, guarda, fai così. Gran numero di Amedeo Palumbo che va a cercare e pescare Cortese, altra finta, destro in mezzo, arriva Pignetti, destro di Pignetti, super Fiorentino. Non riesce nel 6-0 la formazione dei bastardi, ma hanno un'altra chance perché si ripartono e si va con Pignetti, c'è Monaco che accompagna, palla centrale, Tranchino. È venuto una volta. Ragazzi, l'ho detto già. Esterno, il passaggio per Cortese, finta il tiro. Prova a nascondere ancora il pallone, ora si riparte con Matarese. Punta Toscanesi, palla che passa. C'è fallo su Matarese. Calcerà Matarese, sono tre uomini in barriera dei bastardi. Si attende un po' a Matarese, destro che passa, Spinelli la tiene, primo tempo che si conclude 5-0. Quindi riparte il match, secondo tempo, sono io. Risultato Carlo, 3-0, i bastardi... No, 3-0, sono 5-0. Marco. 5-0, no, i bastardi conducono in realtà a valanga. Con la palla è la tassa da pagare per Formica per aver fatto tanto. Da... Nessuno, sì, occhio a Riccio, prova ad impostare lui, Aveta lì, parla Matarese di punta, palla arriva Spinelli, va a lungo, occhio qui a Ferrario che prova a combattere, Triola, ora Cortese, prova ad andare via, Carratore qui senza fallo si continua, quindi Formica, si allunga per il pallone, accorcia ora Pignetti, accorcia anche Amedeo Palumbo, la palla in fallo laterale su cui giace Matarese. Tosca gol, alza un campanile, sul pallone ci arriva Aveta, occhio, Aveta in aria, bene qui Toscanesi senior a ricacciare indietro la squadra dello Sbandoleros, ora occhio al 4 contro 3, Tosca gol, zona tiro, lascia la palla a Ferrario che prova un tocco col tacco, Riccio fa buona guardia, poi Toscanesi qui, Gigi cede ad Amedeo Palumbo e prova la percussione, scarica ora a Ferrario, ancora Amedeo Palumbo, allargata a questa parte per Cortese, occhio al suo destro, Cortese prova a giro, la palla è rimpallata sul corpo di Carratore, ma finisce in fallo laterale ancora per i bastardi, quindi ora Tosca gol, palla a Marco Ferrario, senza problemi la difesa dei bastardi, occhio ad Aveta, lunga la falcata anche a Matarese. Ancora Matarese, male qui perché c'è l'interdizione ottima di Tosca gol. Poi qui, fondo per il Los Bandoleros. Tosca gol, salta e serve Pignetti. Palla sul sinistro, ancora Pignetti. Pignetti taglia tutta l'area, si defila forse un po' troppo.
ora Carratore, palla a Riccio, imposta la squadra dello Sbandoleros, ancora Carratore, attacco di Tosca Gol, rischioso qui, Severino, prova lui a progredire verso la metà campo offensiva, Matarese prova ad andare via, lì Spinelli si accovaccia e tiene lì il pallone, saldamente, dalle sue mani, Cortese, chiede il movimento di qualcuno, serve ora Pignetti, chiede Antonio Pignetti, scarica a Cortese, Cortese zona tiro per lui, bomba sul fondo, Aveta prova il tacco di ritorno per Oreste Formica, la palla non è impattata dal centravanti dei Los Bandoleros, quindi ancora i Bastardi, occhio a questa palla persa da Cortese, poi Carratore qui non riesce ad impezzire Spinelli, palla sul fondo, Tosca Gol di prima memoria per Medeo Palumbo, la palla è troppo larga, in fallo laterale. Riccio a Medeo Palumbo su Aveta che serve molto bene Matarese, occhio a Matarese, però all'ingresso in aria, Matarese deve scaricarla o calciare, ancora Matarese lavora il pallone sul lato corto dell'area di rigore, serve ora Aveta, Pignetti su di lui, ancora Aveta prova un gran numero, tiene ancora il pallone, poi Ferrario lo attacca, non c'è fallo, ancora Aveta in aria, Aveta palla sul sinistro, ci mette il piedino Tosca Gol, poi prova ad uscire Cortese ma la palla ancora per Oreste Formica, occhio qui, ma il pallone esce sul fondo, ora Cortese prova il numero, riuscito Tosca Gol, giro palla ancora dei Bastardi, conducono ancora per 5-0, sarebbe la prima vittoria in questa Platinum per la squadra dei fratelli toscanesi, occhio a Cortese, palla che arriva in qualche modo a Marco Ferrario che la lavora e va dietro dal pirata Spinelli, quindi ora ancora Tosca Gol, azione complessa qui, il cambio di gioco è perfetto, non tanto l'aggancio di Amedeo Palumbo, la palla resta lì, c'è Marco Ferrario, Ferrario dentro per Cortese e poi Pignetti, spara sul fondo, ma c'è calcio d'angolo, deviazione, è calcio d'angolo, che invenzione di Cortese, la palla sul fondo, deviata, Toscanesi non riesce a coordinarsi per la rovesciata, poi Pignetti con la mano, Pignetti, occhio alla percussione, Pignetti zona tiro per lui, sinistro, palla su Severino, sul corpo di Severino, quindi ora Formica, ritorna verso la sua porta, poi scarica lì ma non c'è nessuno, c'è molta confusione per la squadra dello Sbandoleros, c'è ora il cambio, Tosca Gol esce per dare spazio a Tranchino, è proprio Tranchino, palla per Amedeo Palumbo, nello spazio per Cortese che si defila, spazio per il cross, Cortese, palla arretrata per Pignetti, occhio a Toscanesi che può provare il destro, lo finta e serve ancora Cortese, palla dentro, Tranchino sul dischetto del rigore, ancora Tranchino, Tranchino in aria, Severino ci mette una pezza e fa ripartire Matarese, è già tornato Cortese, ruba palla a Veta, ancora Veta, bene qui Cortese, fallo laterale per i Bandoleros, Severino prova il destro, bella conclusione di Severino che lascia la difesa per arrivare ai limiti dell'area di rigore, bomba sul fondo, Tranchino, palla che non passa, c'è Matarese, quindi ora ancora Severino, Carratore, palla vagante su cui si avventa Massimiliano Monaco, Pignetti a tanto campo molto solo, non è solo invece Ferrario, accorcia bene Matarese, uno dei migliori, ora Veta, uno contro uno, si propone anche Severino, palla nello spazio, copre alla grande Amedeo Palumbo, il motorino dei Bastardi, fino ad ora stanno avendo poca difficoltà a difendere, Monaco, chiedono cambio di gioco i compagni di squadra, quindi Amedeo Palumbo prova ad andare via, la palla arriva a Gigi Toscanesi dall'altra parte per Ferrario, molto basso ancora Toscanesi, la palla arriva a Pignetti, può impostare proprio Antonio Pignetti che sbaglia il passaggio, quindi Triola prova un tocco per Riccio, non tocca il pallone Riccio, lo prende infatti Tranchino, bene ancora Triola e poi Severino, ancora Riccio, finta, bello il servizio ancora per Severino, si ritorna da Riccio,
po' di campo Riccio, accorcia subito Pignetti, occhio alla sovrapposizione, la palla è buona per Aveta, ancora Aveta, prova il gioco di gambe, palla sul sinistro, va dall'altra parte per Oreste Formica, occhio ad Oreste, Matarese, palla di ritorno per Aveta che non aggancia bene, poi Formica sul fondo, buona azione dei Bandoleros. Gigi Toscanesi, palla che arriva da Medeo Palumbo che prova a proporsi avanti, occhio alla serpentina, ancora Palumbo, costu costu di Palumbo, la palla è ancora lì, Palumbo vuole il fondo, palla dentro, arretrata, Tranchino e poi Fiorentino col petto, ma la palla è ancora buona per Cortese, occhio al destro, Cortese con la bomba sul fondo, Cortese blocca, palla in fallo laterale, pallone arriva a Severino, Matarese col destro, buono il destro a giro di Matarese dal nulla, fa 5-1, gran gol di Matarese, quindi 5-1, ma i bastardi sono ancora in vantaggio per 4 gol, quanto il risultato appunto di 5-1. Palla che passa, Matarese non aggancia, Cortese invece sì, prova ad andare via, vede un buco e si butta dentro, palla nello spazio per Tranchino, Fiorentino due volte, lascia il pallone Tranchino, occhio a Jenny, è partito il gatto con gli stivali, palla nello spazio, Cortese lo abbatte, posizione appena dietro il centrocampo, Formica, palla a Triola, sale ora Severino, si muove Matarese, la palla è proprio per Matarese, Spinelli qui non azzarda una presa, palla in calcio d'angolo, Matarese con la testa prova a piazzarla, palla sul fondo, c'è cambio, entra Tosca gol, esce Antonio Pignetti, quindi Toscanesi senior, la palla arriva a Cortese, Cortese serve Palumbo, prova un tunnel qui, bene Palumbo che si butta nello spazio, Palumbo che cade, non c'è contatto, voleva un calcio di rigore, ora Formica prova a tagliare tutto il campo, quindi Aveta il tacco a cercare Triola che arriva sul pallone, prova a restituirlo, poi Cortese spara, Triola, la palla arriva a Toscanesi, Severino qui abbattuto da Ferrario, punizione dalla tre quarti, punizione dalla tre quarti, sul pallone c'è Alessio Aveta, occhio al suo sinistro, Spinelli ne mette due in barriera, nessuno tosca gol e Ferrario l'autore di questo fallo, si aspetta il fischio di Toni Cerullo, si aspetta il fischio, ecco arriva ora Aveta col sinistro, la bomba, la palla non gira, sul fondo Cortese, la palla non passa, occhio a Matarese che ruba bene qui, Riccio in aria, palla toccata, il calcio d'angolo, Ferrario una furia, ancora Aveta sul pallone, ma c'è stop, esce Cortese, infortunato, entra Pignetti, quindi ora Aveta, morbido a cercare Matarese che prova una rovesciata, non si riesce a coordinare, l'unico marcatore dei Bandoleros in questa partita, occhio a Tosca gol. Gioca dietro da Monaco, ritorno da Tosca gol. Aveta intercetta, Triola ora, ancora Aveta, zona tiro per lui, aspetta il movimento, Aveta prova a servire qualcuno, ritorna, Matarese non aggancia, fallo laterale, disattenzione qui, da parte dei Bandoleros, in particolare di Matarese, ora Tranchino, si muove Ferrario, la palla non passa, Severino raccoglie e va via. Poi serve Matarese che non aggancia manco questa, fallo laterale. Pignetti prova il tacco verso Tranchino, Tranchino con un numero, non trova più il pallone però ci arriva Riccio che prova a lavorarlo. Quindi ora Aveta nello stretto, prova un tocco interessante per Matarese, il fallo laterale e per i bastardi, stranamente, sembrava un tocco proprio dell'ultimo Matarese. Quindi ora Toscanesi. Si propone Pignetti che non aggancia bene, la palla nello spazio, accorcia Riccio, accorcia anche Spinelli che fa sul pallone. Spinelli va a lungo a cercare Ferrario, di spalla serve Matarese ma è un avversario, quindi Aveta trova il pallone la prima volta, la seconda volta no. C'è il recupero di Palumbo e fallo laterale.
Qui forse fallo di Triola su Tosca Gol. Fallo quindi nell'area di rigore dei bastardi. C'è già Toscanesi sul pallone. Tosca Gol. Scambia col fratello. Ora Cortese è chiamato in causa. Anzi, no, è Palumbo. Che Cortese è ancora fuori al campo. Per uno scontro prima. Problemi al costato per il terzino della squadra dei bastardi. Quindi ora Pignetti. Si gioca in un fazzoletto. Ora Pignetti prova ad andare via. È l'ultimo a toccare. Ed è fallo laterale per i Bandoleros con Matarese, che ha già servito Triola. Si propone di qui Severino, ignorato Riccio. La palla è per Aveta. Occhio da Meta. Prova lui ancora Aveta. Numero, palla a Triola, che viene toccato lì da Toscanesi. Due volte non c'è fallo. Poi Formica ruba palla a Tranchino. Occhio che può partire lui. Su Tranchino arriva Matarese. Pressione buona. Poi l'ultimo tocco è di Pignetti. Fallo laterale per Oreste Formica, che già gioca per Carradore. Quindi ancora Formica. Prova a servire qualcuno. Eccolo Matarese. Di tacco per Riccio. Aspetta un po' troppo il pallone. Aveta, zona tiro per lui. Aveta col sinistro! 5-2! Ha segnato Aveta. La riapre la squadra dei Bandoleros. Dei Banditos. 5-2. Occhio qui a Ferrario. Erano i Bandoleros, no i Banditos. Ho detto bene allora. Occhio qui a Carratore. Fiorentino lancia a lungo. Quindi ora Monaco serve qualcuno. La palla esce sul fondo, ma è calcio d'angolo. Di tacco Severino, lancia Carratore. Occhio ad Aveta, che prova a numero. Monaco attentissimo. Poi ancora Aveta, ancora Monaco. Poi Ferrario prova a servire Monaco sulla corsa. Palla nello spazio per Toscanesi. Bello il recupero di Formica. C'è calcio d'angolo. Sta salendo di nuovo la squadra dei bastardi, Iuri. Sì, i bastardi salgono sempre, diciamo. La palla non passa, occhio lì! Fiorentino la fa sua. Occhio a Jenny, che va a mani piedi a cercare Aveta. Spinelli lo attende già lì. Siamo 5-2, ma quando mancano pochi minuti al termine del match. Pochi secondi addirittura. Quindi ora Formica ruba palla. Ancora Oreste prova ad impostare. La palla è buona per Riccio. Si muove a Aveta centrale. Ancora palla per Riccio. Zona tiro Riccio col sinistro. La bomba su Toscanesi. Poi ci arriva in qualche modo Formica. L'ultimo a toccare è Tosca Gol. Il fallo laterale per i Bandoleros. Poi svirgola qui Toscanesi. Aveta ha provato alla Zlatan. Finisce la partita 5-2. I bastardi vincono per 5-2. Tutte le emozioni praticamente nel primo tempo. Grande prestazione dei bastardi, che si riprendono dopo due settimane non al massimo del ritmo. Siamo qui al termine della partita tra lo Bandoleros e Bastardi con capitan Toscanesi. Partita finita 5-2. Gran partita, un'iniezione di fiducia che secondo me ci voleva dopo due partite, due uscite non benissimo. La terza significava praticamente dire addio al sogno Champions. Con questa partita vi portate ai primi tre punti. La squadra ha giocato sicuramente meglio, avreste potuto tranquillamente evitare quei due gol subiti, perché diciamo che la squadra avversaria non ha tirato tantissimo verso il campo. Io lascio la parola a te, soprattutto vorrei che tu mi dicessi quali sono le differenze che abbiamo visto in campo tra oggi e le due settimane passate, anche da un punto di vista proprio di gioco. Allora, forse perché noi giochiamo con la difesa a due, quindi avevamo poca copertura, e questa vittoria ci serviva per riacquistare fiducia. Soprattutto per non distaccarvi troppo dalle prime in classifica. Ricordiamo che settimana scorsa contro la squadra Rudy Kroll avete gettato praticamente un sacco di occasioni. Abbiamo visto poco gioco a centrocampo. Oggi invece gioco a centrocampo, i terzini, cioè Palumbo e Cortese, quando giocano così per me sono tra i migliori della categoria. Con questo assetto, col gioco di oggi, con la mentalità di oggi, i bastardi dove possono arrivare? Noi puntiamo alla Champions, è più in alto così, poi si vedrà. Quindi noi salutiamo capitan Toscanesi, facciamo un grande bocca al lupo a lui e alla sua squadra. Mamma botta la pasta!